fatto l'ultimo questo inverno per i saldi invernali, adesso ne farò un altro per questi saldi estivi perché davvero mi sono data la pazza gioia facendo più che altro acquisti su internet, visto che gli ultimi che avevo fatto a Firenze non è che mi aveva entusiasmato molto, non tanto per le cose quanto per i negozi che tengono adesso davvero la metà delle cose. Insomma, non ero rimasta troppo contenta, quindi ho fatto un po' di shopping online. Intanto vedrete le mie unghie leggermente violacee perché ho appena fatto il colore, vi ho fatto il video su come faccio il colore, non vi preoccupate. Adesso però iniziamo subito. Principalmente ho fatto acquisti da un sito che si chiama Wearl Style, che comunque trovate nel link nell'info box. Inizio subito con quello, anche perché è dove ho comprato davvero una miriade di cose. Intanto una già non la ritrovo più, l'avevo appoggiata qua sopra il letto per farvela vedere e non la trovo più. La prima cosa che vi faccio vedere sono queste mollettine che io ho comprato per 2,5 euro. Poi, sempre dallo stesso negozio, ho comprato questa borsa chitarra. Allora, la borsa chitarra principalmente mi serve per completare un outfit dove ho una maglietta di Left 4 Dead che non ho qua adesso, perché in Left 4 Dead come arma corpo a corpo c'è anche la chitarra, quindi ho detto che figata, prendo la borsa chitarra così sembra che ho un'arma corpo a corpo. E sì, cose molto nerd. Le cose che mi piacciono di più sono due completini formati da pantaloni e maglietta. Ovvero, questi pantaloni qua, che sono della Love Bunnies, e questi qua della Love Bunnies sono praticamente un'imitazione, questa qua sembra della Poison. Perché adesso vi faccio vedere la targhettina. Tenetela bene a mente, ora e poi dopo così vi farò vedere quella della Poison. Questi qua mi vanno leggermente larghi, i pantaloni, ma va bene lo stesso, non ci lamentiamo. E dietro hanno questi fantastici disegnini e anche questa, con questo anche cuoricino qua, vedete tutti questi conigliettini, tanto 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 carini. E in abbinanza, ciao gnappa! Come dice Gnappetta, in abbinanza ho preso questa magliettina che ha lo stesso identico disegno e anche il cuore super gigante dietro. Poi ho preso dei pantaloni che non incontreranno i gusti di nessuno. Sono dei pantaloni estremamente larghi a zampa di elefante. Io adoro la zampa di elefante. Cioè, mi dispiace il fatto che non vada più di moda, che non riesca più a trovare pantaloni a zampa di elefante. Comunque, questi qua sono della Dead Kitty. Questa marca, la Dead Kitty, la conosco, mi ci sono trovata sempre molto molto bene. Ho una felpa, ho una borsa, qualità tremendamente ottima di questi pantaloni. Ah già, non vi ho detto i prezzi. Allora, questa qua 7,48 euro la magliettina. I pantaloni, questi qua, 12,48 euro, la borsa 4,5 euro. Questi pantaloni venivano quasi 14 euro e mi piacciono tanto perché si abbinano con un cappellino che ho, che è sempre gessato in questa maniera. Poi, allora abbiamo fatto anche dei regali. Se io non la smetto di dire questo allora, non è possibile, voglio morire. Stavo dicendo, non ho soltanto cose appunto che per me, ma ne abbiamo approfittato anche per fare qualche regalino di Natale e non soltanto io li ho fatti, quindi adesso, visto che ci sono persone a cui ho fatto il regalo che mi seguono, vi farò vedere cosa ho comprato, non vi dirò il prezzo e non vi dirò per chi è. Comunque questa qua con una fantasia simile Toki Doki. Poi questo è sempre un altro regalo, fantasia Toki Doki. Ritorniamo a cose mie, che è un altro completino come vi ho fatto vedere prima. Questo qua però è della Poison. La Poison penso sia la miglior marca insieme alla Raven qualità prezzo che io abbia mai provato. E anche qui appunto vi dicevo, è un po' un'imitazione quello là, perché allora intanto vedete che il disegno, la stampa più o meno è sempre la stessa, anche qui con il cuore, e i pantaloni la stessa cosa. Allora davanti sono tutti quanti neri e dietro, come vedete, hanno il disegnino che riprende con la maglietta. Vi ricordate l'etichetta che vi ho fatto vedere prima?
Ecco. Guardate, è identica, Poison Industries. Cioè, è strano vederla appunto. La stessa cosa che ho detto. Infatti anche Alessandro quando l'ha presa ha detto, ma questi sono della Poison. No, non sono della Poison. Come ultimo acquisto dal negozio Hairstyle, questo qua me ne hanno regalato la metà i miei. Ah già, anche questo qui, la maglietta 5 euro, i pantaloni 12,48 euro, insomma 12 euro e mezzo. L'altra magliettina, appunto, questa qui è l'ultima della Hairstyle, l'ho pagata 10 euro, però appunto la metà me l'hanno regalata i miei genitori. E questa magliettina con questo gattino zombie. E la cosa carinissima è che dentro il cappuccio c'è disegnato il cervello. Ha le zampettine sulla manica, quindi quando vai a metterlo ti esce fuori la zampettina. E poi dietro ha questo cuore un po' fatto sempre a uso cervello. Questa qua la marca è della Bye Bye Kitty, che non è la Dead Kitty. Io a questo punto mi sovviene un dubbio, che la felpa che abbia io sia della Bye Bye Kitty e non della Dead Kitty, ma devo avere qualcosa di entrambe le marche. Ah no, l'ultima cosa della Hairstyle, che appunto è sempre un regalo, quindi non vi posso dire bla bla bla, è sempre quest'altra maglietta qua della Tokidoki, che ovviamente non tolgo per lasciarla in confezione originale, eccetera, eccetera, eccetera. Altri acquisti ebaiosi questa volta sono questi leggings qua con i, come si chiamano? Con i panda. Troppo carini, con i panda tutti carini, tutti carini. E poi dopo due leggings Galaxy. Questi qua sul verde. E questi qua tutti multicolor. E quindi niente, questo qua è tutto. I leggings non ve li farò vedere indossati per ovvie ragioni. Vi metterò le foto, link al sito dove li ho presi. Quindi se vi sbrigate li potreste trovare anche voi. Mentre appunto per quanto riguarda Hairstyle, vi metto il link nell'info box e affrettatevi perché sta facendo i saldi e la roba è davvero a prezzi allucinantemente stracciati. Cioè dove li trovate un paio di pantaloni 12 euro? Quindi io ne ho approfittato per fare tutti i miei saldi estivi. Saranno queste cose qua. Comprerò poche altre cose se non magliette monocromatiche per fare cose che poi vi farò vedere, quindi vi metterò anche un alone di mistero su questo haul. E niente, questo qui è tutto. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, anche se tanto per cambiare so che non incontreranno i gusti di tutti, però se dal titolo c'è scritto tipo acquisti goticheggianti, haul goticheggiante, spese pazze, eccetera, mi dico, la gente che non gli piace lo stile goth, che cosa ci fa? Cioè ci viene a fare a vedere i miei video? È sadica la gente, ma persone che vogliono morire di stenti, offenderti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, perché se lo chiedesse, sì, io sono davvero tanto, tanto ricca. Perché un commento bellissimo sotto l'altro video, dopo aver spiegato che tutti i miei saldi, tutti i soldi che mi avevano dato per Natale, per il compleanno, li avevo spesi per farmi questo shopping pazzo, un genio scappa e fa: ma allora tu sei ricca? E la risposta che io ho dato penso che sia la più bella che si potesse immaginare. Talmente tanto ricca che ho comprato un iPad solo per farci giocare il cane a frisbee. Quindi vi mando un bacione e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grande, ma grande che forse così non ce n'è. Se dovete farne uno dello stesso, cioè tutto quanto dello stesso colore, non vi consiglio di miscelare le polveri tutte insieme perché non si andranno a miscelare all'interno del Power Grande, perché è davvero una quantità di polveri allucinante. Quindi niente, vi lascio al video, spero che vi piaccia. Io la Tispira Polveri vi salutiamo, ma oggi è giorno di pulizia casale e vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao. Come prima cosa vado a